Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati. Qui stasera, fratelli e sorelle carissimi, tra la prima lettura e il Vangelo non basterebbero gli spazi di un'omelia domenicale, ecco, per fare un'adeguata riflessione, meno che mai quelli più ristretti di un'omelia feriale, per cui ecco, riprendiamo qualche passaggio, ma sono certamente argomenti da approfondire. Il Vangelo ha tre parti. Una positiva: chiunque vada a bere un bicchiere d'acqua, ai suoi discepoli, quindi bene fatto ai discepoli di Gesù, perché il suo discepolo non perde la ricompensa, quindi, il che ci fa comprendere come il Signore ricorda indelebilmente il bene compiuto. Però chi scandalizza, cioè chi la fa grossa, non è che si fa soltanto un peccato grande, ma un peccato pubblico e che induce le persone a perdere la fede. È inutile ricordare la drammatica attualità di queste parole, ecco. Qui si va diretti all'inferno di Gesù, non ci stanno cose, sarebbe meglio buttarsi mentre c'è una pietra da una macina con una cola e buttarsi al mare, ecco. E bisogna vedere quanto queste parole vengono credute da Gesù, perché vedete, quando si pensa a Gesù si pensa sempre alla misericordia e alla bontà, no? Ma però avete sentito anche il passaggio della prima lettura del Siracide, Antico Testamento, rileggo le testuali parole che sono a mio avviso di grande attualità. Non dire ho peccato e che cosa mi è successo? Perché il Signore è paziente. Quindi se è scandalizzato mezzo mondo e ancora sta sul pianeta Terra, questo non significa che il Signore l'abbia perdonato, Prosegue il testo. Non essere troppo sicuro del perdono, tanto da aggiungere peccato a peccato. Non dire, sentite, la sua misericordia è grande, mi perdonerai molti peccati, e virgolette, cioè sono cose, non so se avete mai sentito dire, ma sì, ma tanto che ci fa, ma il Signore è misericordioso, ma il Signore, ma tanto ci perdona. Sta proprio scritto non fare così. Perché? Perché presso di lui ci sono misericordia e ira. Non ira nel senso umano, cioè nel senso che Dio si arrabbia, ma ira nel senso di giustizia, di retribuzione del male. Cioè la misericordia del Signore non è, come dire, un'autorizzazione a fare quello che ti pare, tanto poi alla fine abbiamo scherzato. Questo è bestemmiare la misericordia del Signore, capite? Non è glorificarla. La misericordia del Signore viene al nostro aiuto quando noi abbiamo combinato un guaio, magari senza manco renderci conto, e ci abbiamo un cuore straziato dicendo: Signore mio, come il figlio prodigo, ho peccato contro il cielo, contro di te, meriterei di andarmene all'inferno, ma se puoi abbi pietà. Questa è la misericordia, non che io dico che ce fa, come che ce fa? Meno che mai, perché capite, se uno si crocciola su questa cosa, poi a passare dal peccato a un peccato grosso non è difficile, e passare dal peccato grosso allo scandalo, dice: ho scandalizzato mezzo mondo, e che è successo? Sto ancora qua, capite? Ho peccato, cosa mi è successo? Sono veramente drammatiche e attualissime queste parole, no? Il Siracide continua: non aspettare, attenzione, perché presso di lui ci sono misericordia e ira, e il suo sdegno si riverserà sui peccatori. Improvvisa divampa la sua ira, dice il Salmo. Chi potrà resistere allo sdegno del Signore? Cioè, non bisogna provocare la divina pazienza e sfidare la divina giustizia. Non aspettare a convertirti al Signore e non rimandare di giorno in giorno. Questo vale per tutti noi, anche per quelli che sono, per grazia di Dio, esenti, come speriamo che il Signore ci aiuti di essere da guai troppo grandi, almeno attuali. Al Signore dobbiamo convertirci oggi. Se tu capisci che c'è qualcosa in cui devi crescere, in cui devi migliorare, che devi correggere, non cominciare a progiolarti, a dire: mo vediamo, mo ci penserò, subito. Ricordiamo tutti i racconti di vocazione quando Gesù passava: seguimi, subito si alzarono per lo seguire, subito si alzarono per lo seguire. Ogni mattina la Chiesa nell'invitatorio, che è il primo atto liturgico che fa, dice: ascoltate oggi la sua voce, non indurite il cuore, oggi c'è da crescere, c'è da cambiare, c'è da convertirsi. E così torniamo alle ultime parole del Vangelo, la terza parte. Gesù dice a conclusione, prima dice che il bene è ripagato e che lo scandalo viene punito in questa e nell'altra vita, a quello che lui dice. Ecco,
E poi concludono queste parole, anche queste molto significative: ciascuno sarà salato con il fuoco. La vita ci mette nelle condizioni che a un certo punto si esce fuori quello che sei, perché le prove fanno uscire fuori quello che c'è dentro il cuore dell'uomo. Se ci avvivi il sale, qui abbiamo anche l'introduzione all'ora santa di dopo, dove si parlerà ancora del desiderio della sapienza, quindi che significa avere il sale in se stessi. Abbiate sale in voi stessi, quindi siate, cosa vuol dire abbiate sale in voi stessi? Siete il sale della terra, no? Siate buoni cristiani, siate testimoni autorevoli, siate sapienti, e ancora, e siate in pace gli uni con gli altri. Altro monito importantissimo. Ci fermiamo, ci teniamo nel cuore queste parole molto belle. La parola di Dio ha sempre questa grandissima capacità di parlare al fondo del cuore e di scuoterci un po'. Con le molte altre cose che si potrebbero considerare, lasciamo lo Spirito Santo e all'azione della nostra cara mamma del cielo, la sede della sapienza, che possa, ecco, farci ben penetrare il senso delle cose che abbiamo ascoltato e avere una grande fiducia nella bontà di Dio e nella sua misericordia. Questi discorsi non sono per quelli che vogliono bene al Signore, lo temono, sono per quelli che presumono di poterlo prendere in giro, di poter abusare della sua bontà o di poterci marciare. Noi preghiamo sempre che il Signore ci scampi a fare questi comportamenti e ci consenta di non rimandare la nostra conversione, ma di prenderci cura quotidianamente della nostra crescita e della nostra santificazione. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre, sempre.